Allora, ufficialmente iniziamo la presentazione del Legnano Calcio, quindi un bel applauso tutti insieme e andiamo un po' a conoscere lo staff, i dirigenti, i giocatori. Per la prima volta, pensate, dopo 102 anni di attività, Legnano Calcio ha un presidente donna, che adesso verrà qui sul palco, in mezzo agli applausi, Vanessa Paolillo. Eccolo qua. Buonasera, grazie per essere venuti. Chi ha un po' di lilla addosso è più bello degli altri. Perfino il Gismondo è più bello con il lilla. Ringrazio l'amministrazione comunale per averci ospitati, il sindaco che non è riuscito a intervenire, arriverà più tardi, assessore allo sport che avrei piacere che venisse qui a dirci qualcosa dopo di me. Il nostro obiettivo, eccolo qui, un applauso all'assessore, è innanzitutto quello di avere una società sana. Poi vogliamo divertire tutta la città di Legnano, indipendentemente dalla categoria, dare lustro alla città di Legnano. Noi daremo molta importanza al settore giovanile. Grazie ragazzi per essere venuti. Vi trovate bene? Sì! I vostri allenatori sono tutti preparati, qualificati, competenti? Non era una domanda. Questa sera presentiamo anche l'inufficiale e lascio la parola all'assessore. Buonasera a tutti. Certo, la situazione inviterebbe anche a situazioni di proclami, visto che la piazza c'è, la folla c'è, la pettinatura c'è, però proclami bellici li lascio fare ad altri. Io sono qua per portare il saluto dell'amministrazione in occasione di questa nuova avventura del Legnano nel campionato di eccellenza che è appena cominciato. Io spero che i ragazzi della prima squadra e anche quelli più giovani del vivaio si rendano conto della responsabilità e del ruolo che loro rivestono quando indossano la maglia lilla. La maglia lilla ha una storia datata, è una delle società più vecchie, data al 1913, per la società hanno giocato anche campioni di grosso rilievo, posso ricordare, e lo ricordano tutti, il mitico Gigi Riva, ma naturalmente il principio è che Legnano Calcio porta in giro anche il nome di Legnano. Il nome di Legnano ovviamente preferirei fosse associato a una situazione di correttezza e dignità di comportamento anche nell'ambito dell'attività sportiva. Rimane il piccolo disappunto o rammarico, diciamo, del mancato ripescaggio in Serie D, però io credo proprio che forse riconquistarla sul campo sarà la soddisfazione maggiore per tutti noi. Quindi io vorrei formulare un grosso in bocca al lupo al patron Gaetano Paolillo, alla presidentessa Vanessa, al mister Di Gioia. E ragazzi, io in bocca al lupo, mi raccomando, sudate da questa situazione, ma impegnatevi. Grazie a tutti, forza lì. Chiamiamo anche il vicepresidente Simone Fraietta. Allora, buonasera a tutti, vi vedo numerosi, questa serata speriamo che sia di buon augurio per noi, per tutta la società, per tutto quello che stiamo spendendo per questi ragazzi che ci devono dare soddisfazioni la domenica, giusto ragazzi? Siamo pronto? Ci siamo? Ok,
voglio ringraziare tutti i volontari che ci danno una mano ogni giorno in sede, tutte le persone che ci stanno vicino a questa società, che stiamo dimostrando di fare le cose seriamente. Abbiamo un progetto e lo stiamo portando avanti. Come sapete tutti, abbiamo provato a chiedere il ripescaggio in D fino alla fine. Tutti noi abbiamo creduto a questa cosa, ma purtroppo non è andata a buon fine, però c'eravamo e abbiamo creduto per questa città. Adesso vediamo in campo cosa saremo capaci a fare. Parlo con voi perché io in campo sono fuori quota di brutto, quindi spetta a voi la domenica. E niente, noi vorremmo vedere lo stadio pieno di famiglie, genitori coi figli, vogliamo uno sport sano e, come sapete, abbiamo puntato tanto sui giovani, che per noi sono una risorsa insostituibile. Quindi vi ringrazio per la vostra presenza e fate gli abbonamenti a Legnano Calcio, perché abbiamo bisogno di voi. Perfetto. Adesso chi chiamiamo? Presentiamo un po' tutto l'organigramma. Allora, abbiamo già conosciuto la presidentessa, abbiamo conosciuto il vicepresidente, il direttore generale, adesso andiamo a conoscere il direttore sportivo, che è Paolo Guidetti. E qua, eccolo qui. La segretaria generale Enrica Bianchi. Il team manager Mario Taillé. Qualcuno può darsi che non ci sia, perché purtroppo il viaggio sta arrivando. E c'è Taillé, arriva. Eccolo qua. Ho già avuto il piacere di conoscerlo l'altra sera, fuori quota. Poi il dirigente storico Norberto Albertalli. Non so se c'è, comunque è in giro, arriverà. Il marketing, l'Ausa DV, che si occupa della pubblicità allo Stadio Mari, un applauso anche a questo. E i rapporti istituzionali, Sergio Cassani. Oh, e adesso arriviamo alla cosa più importante, ai giocatori, alle persone che scendono in campo ogni domenica, che tengono alto il nome del Legnano Calcio. E cominciamo dai portieri, Ricce e Vavassori Ivan Luca. Eccoli qua, prego. Passerella, vada avanti, davanti a voi. Passerella, mi raccomando, pochi gol, I difensori importanti, perché sono quelli che insieme ai portieri in teoria dovrebbero impedire agli avversari di andare in gol, quindi li chiamiamo, sono Bianchi Marco, voilà. Castro Flori Stefano, Florio Stefano, Castro Florio Stefano, Cerri Gabriele, applausi, applausi, sono loro che tengono in piedi Legnano. Corno Alessandro. È un ritiro, l'hanno punito, ho giocato male domenica, avete già venduto, c'è, eccolo qua, eccolo qui Alessandro. Bene Roberto, tutti giovanissimi, tutti classe 95, 96, 97, 98. Oppici Andrea, un 97, pensate. Ortolani della nave Federico, anche lui un ragazzo del 97. Caroni Edoardo, 98 addirittura. Salvini Fabrizio, bandiera, eccolo qua, non dico l'anno, non dico l'anno. Sorrentino Alberto, voilà, questo è lo staff della difesa, importantissima, che si mette lì davanti alla porta e non faccio passare nessuno. Poi abbiamo i centrocampisti, loro il compito di organizzare e di portare la palla agli attaccanti, con Gomani Luca. Alzate Mohamed, Marcolini Brian, Nicolas. Romasio Ettore, Rossi Alessandro, perfetto, ok, quando volano così va bene, perfetto, e Rosena Fabio.
Problema. Il capitano, eccomi Fabio, il capitano dei Villa. E adesso, dopo i difensori che impediscono di fare i gol, dopo aver conosciuto chi porterà la palla agli attaccanti, arriviamo alle persone che oggi domenica devono fare il gol. Gli attaccanti, Anelli Davide. Assieto Martin. Ok, l'assetto giustificato. Fusi Gianmarco. Ceci Matteo. Lillo Salvatore, eccolo qua. Il nuovissimo acquisto dei Lillo, mi raccomando Salvatore, Ok? Valtolina Marco. Irmi Andrea. Eccoli qui, i gloriosi Lilla che scendono in campo. Però, dietro... Aspetta che c'è solo... Preparatore dei portieri, Arturo Consolli. Il preparatore atletico, Matteo Grassi. State un po' indietro, perché no? Allora, i massaggiatori Giuseppe Alpino e Gianfranco Franco. La consigliere e Vito Ferrer, che sono importanti anche loro. E scusa, ma la volta all'arbitro è quello che deve fare le partite, cos'è questa storia? Accetta l'arbitro Paolo Riccardo, che non c'è, è andato a fare l'arbitro. Manca solo una persona che possiamo, com'è che lo possiamo definire? Yes, vabbè. È una gloria del calcio Lilla, un po' il promo che tiene insieme tutto Gaetano Paolillo. Ecco qua Lilla, lasciamo lui il compito. Gaetano, a te. Volevo stare qui in te invece di chiamarti da sopra. Allora, ragazzi, come va? Tutto bene? E mi raccomando, vi vado a vedere e dovete vincere. Portarvi bene, vincere e giocare bene. Ed essere leali, questo è fondamentale. Grazie a tutti voi, noi ce la stiamo mettendo tutta per fare più cose possibili, per dare soddisfazione a questa città qua. Non ne possiamo dire, adesso deve partire lì in più. Fare una sorpresa. Allora, qui abbiamo visto loro che sono le cose importanti, però dietro le squadre di calcio c'è il tifo, c'è la simpatia. Ricordo sempre che se qualcuno volesse informazioni sugli abbonamenti, qua è possibile farlo, chiedere semplicemente informazioni. Allora, adesso presenteremo l'inno ufficiale della squadra di calcio quest'anno. Però io volevo due madrini particolari, visto che siamo tutti uomini, a parte la presidentessa e le due ragazze che tengono la battaglia, due madrine che fossero un po' in sintonia col mondo del calcio. Sono venuto a trovarci, sono i due attori della compagnia degli Milanesi, la Carmela e la Pinetta. Li voglio qua.
qua, passo il palco a te e a Castieri, Alberto Castieri. Dopo le vostre matite, eccoli, Carmela Carmela degli Ignazzi, Maurizio Bue, di là e la Pinetta, dov'è? Alberto Castieri, eccola qui, via. Siamo qua tutti, manca solo una persona. La persona che deve cantare l'inno. Forse non tutti lo sanno, ma è un rocker italiano, legnanese, ha iniziato nel 1986 a strimpellare, a fare canzoni, a fare dei motivi belli particolari, è l'unico rocker legnanese riconosciuto sull'enciclopedia del rocker. Se voi andate a vedere insieme a Vasco Rossi, che sono cantanti, c'è anche lui, ovvero Giuseppe Calini. Saremo a tuo fianco, saremo noi, non vi lasciamo mai.